Gabriele Puglia, la rappresentante dei lavoratori stagionali di Giardini Naxos e Taormina. Perché questa manifestazione oggi qui in Piazza Municipio a Giardini Naxos? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Oggi siamo qui a Giardini Naxos per protestare e abbiamo creato appunto un flash mob, come potete vedere alle mie spalle, in cui il lavoratore stagionale viene a consegnare la tessera elettorale per far capire al governo, che ancora una volta si è dimenticato di noi, che adesso loro si sono dimenticati appunto di noi e noi, quando loro avranno bisogno del nostro voto, non ci saremo. Praticamente col nuovo decreto emanato dal governo Conte e dai suoi ministri, risulta sì allargata la platea dei beneficiari a livello di settori lavorativi. Ad esempio sono rientrati rispetto al decreto marzo i settori del commercio, sempre inerente al turismo, gli NCC, le pulizie e quant'altro, però ancora una volta l'inghippo che lascia fuori migliaia di lavoratori e le loro famiglie riguarda la dicitura di alcuni codici Uniemens, ovvero mi riferisco a quei lavoratori che hanno per contratto il tempo determinato oppure il tempo indeterminato ma a scadenza stagionale. Praticamente per lo Stato noi non siamo riconosciuti come lavoratori stagionali e quindi non avremo diritto al sussidio e non si sa come milioni di lavoratori e padri di famiglia sparsi in tutta Italia potranno andare avanti con le loro risorse. Se ci fosse una eventuale apertura di alberghi, ristoranti, bar dove voi siete particolarmente richiesti, ecco, andrete subito a lavorare. Allora, praticamente bisogna dire una cosa, quest'anno sarà molto difficile, se non quasi impossibile, che la ripresa lavorativa degli alberghi o di quant'altro possa avvenire, soprattutto in questo periodo in cui ancora c'è il coronavirus. Molti albergatori, ad esempio, sono d'accordo per non riaprire e quindi tantissimi lavoratori di questi comparti saranno lasciati ancora una volta a casa. E chi fortunatamente o, come dico io, eroicamente vorrà cominciare ad aprire, non potrà sicuramente riassumere tutto il personale che aveva negli anni precedenti e quindi ancora una volta si creerà questo problema. Si prospetta quindi una crisi epocale. Purtroppo sì, questa è la crisi più grande che stiamo vivendo dal secondo dopoguerra, una crisi assurda mai registrata prima ed è difficile, io lo comprendo anche per il governo, andare a dare una mano a tutti i lavoratori, però il mio appello è di non dimenticarci perché, come dico sempre, non siamo dei numeri, ma dietro questi lavoratori ci sono famiglie e figli che hanno il diritto di mangiare.